Se riusciamo a spostare sta bestia di Satana. Schifo. Vabbè, insomma, le dispiace se le faccio compagnia. C'è una bella luce per leggere. Ci sediamo con calma. Ah no, io voglio fumare. Dov'è la pipa? Pipa. Giustamente, la sto cercando nel posto sbagliato. Pipa! Non puoi equipaggiare questo oggetto? Hola! La mia febbre arcana è scesa del by 1%. Ottimo! Desktop! Vediamo un po' la storiella che avevamo tenuto per dopo. Adesso chi si ricorda? Mi da tutto letto. Era il conciatore e la magia selvaggia. Era proprio lui. Capì che ha raggiunto il suo momento, lottando per trattenere. Ma aspetta, ma inizia così il libro? Era volume 2? No, era così. Ma perché inizia così? Lottando per trattenere le lacrime, fece un respiro profondo e bussò alla porta d'acciaio. Un attimo dopo, un uomo con un naso particolare e folti capelli neri come la pece aprì. Senza aver scambiato nessuna parola, la donna decise che le piaceva. Va bene. La sua postura eretta trasmetteva un senso di sicurezza, mentre i suoi occhi neri promettevano saggezza e compassione. Il guardiano non fece domande, erano inutili. Innumerevoli donne e anche uomini erano già venuti davanti a questa porta per confessare, e questa non sarebbe stata un'eccezione. «Entra, mia signora», la invitò, e con la mano destra guantata indicò una scrivania enorme. Con la testa abbassata soddisfò la sua richiesta ed entrò. La stanza della confessione, come la gente diceva, era scarsamente arredata. Tre grandi finestre consentivano al chiaro lunare di illuminare l'estremità esterna della stanza dietro la scrivania, dove ora si sarebbe seduta. Confessare. Un sapore amaro si impossessò della sua lingua. Non avrebbe mai osato immaginare che potesse arrivare a questo. «Come ti chiami?» Il guardiano iniziò la conversazione quando entrambi erano seduti, lui con le spalle alla finestra, lei con le spalle alla porta. «Smith!» La donna non alzò lo sguardo. «Myrta Smith!» Il guardiano annuì, afferrò un pezzo di pergamena, una penna e annotò il nome. «E di cosa si tratta?» Myrta esitò per un momento. «È troppo tardi. Oramai siamo al punto di non ritorno. Il mio compagno, Meron Smith.» Scoppiò in lacrime, mentre le sue parole svanivano. Allo stesso tempo, le frasi uscivano lente e amare. All'inizio ho pensato che fosse un caso, ma le serie in cui è arrivato troppo tardi o per niente sono diventate sempre più frequenti. Poi l'ho seguito. Il guardiano la guardò tristemente e cominciò a prendere appunti. «Che mestiere fa tuo marito?» «Il conciatore.» Il suo braccio si smosse sprezzante, in un gesto di sprezzo. «Noi, la sua famiglia, siamo pellicciai da innumerevoli generazioni, ma che cosa ha a che fare con la mia testimonianza?» «Mere formalità, mia signora», disse e annotò il tutto sulla sua pergamena. «Quindi hai seguito tuo marito. Dove è andato?» chiese, anche se aveva una vaga idea. Verso... La donna, completamente isterica, esitò. «Verso la città sotterranea. Non l'ho mai visto lì, in quel ghetto, in quel posto di prostitute e di mendicanti. Quel... Vabbè, stai serena un attimo. Razzista?» Esplose insieme a molte lacrime. «Per favore, calmati e dimmi esattamente cosa è successo lì», disse il guardiano sottovoce, ma determinato. Allo stesso tempo, la testimonianza della donna confermò il suo sospetto. La città sotterranea, spina del cuore dell'ordine. Un cancro tra le rovine sotto la città alta, sempre più grande e sempre desideroso di altre vittime. Ladri, prostitute, mascalzoni, tossicodipendenti, tagliagole e altro.
In breve, tutti i tipi di feccia senza meta vagavano nei suoi vicoli oscuri e intrecciati, sfuggendo alla loro giusta punizione. Senza meta, quindi quelli che hanno rifiutato la via, ok. Sebbene ci fossero pattuglie e controlli regolari, fino ad ora l'ordine non era riuscito a ricondurre tutti quegli anelli e randagi alla sua retta via, sulla retta via. Il solo pensiero feriva. Ferisce. Dopo che la donna aveva ritrovato la sua compostezza, continuò a parlare lentamente. Ha picchiato sulla porta di una vecchia baracca opprimente nel cuore del distretto. In un primo momento non è successo nulla, ma poi una figura ammantata si è nascosta dietro una finestra proprio sopra la porta. Poi Meron ha scambiato delle strane parole d'ordine con una voce da dietro la porta e gli è stato aperto. Mio marito è entrato nella baracca. Ho aspettato per un breve istante e mi sono avvicinata alle finestre. Beh, sei stata straordinariamente coraggiosa, mia signora, disse il guardiano, annuendo con approvazione. Sapeva fin troppo bene quanto potesse essere difficile entrare nel covo del Vatir in tali situazioni. Quando finalmente rividi Meron, indossava la stessa veste marrone di quel diabolico guardiano. Formavano un cerchio circondato da candele e nuvole di fumo che emanavano un odore dolciastro e putrefatto. E poi, balbettò la giovane donna, poi portarono una ragazza senza vestiti nella stanza, imbavagliata, legata piedi e gambe, che si dibatté e lottò, ma un uomo muscoloso e butterato la buttò giù finché non la fece tremare tutta. Nel senso che la buttò giù più volte? Sì, suppongo di sì. Non ha importanza, tra l'altro, ma va bene. A quel punto le lacrime scorrevano dai suoi occhi a fiumi, cadendo pesantemente sul terreno roccioso della stanza. E il tuo compagno si è tirato indietro? Ha chiesto il guardiano, toccato dal dolore della donna. Ascoltava per capire cosa aveva provato e cos'era successo con suo marito, ma se è qua è perché non si è tirato indietro, evidentemente. Lui, io non lo capisco, come avrebbe mai potuto farlo? Semplicemente non ha senso. Nel corso della vita è sempre stato rispettoso del sentiero. Lui... La sua voce si spense in mezzo alla frase e fissò la scrivania con occhi distaccati, come se il suo silenzio annullasse ciò che accadeva. Il guardiano si tolse i guanti di cuoio e mise la mano ruvida dalla pelle scura sulla donna. Spesso il sentiero che Malfas ha progettato per noi ci mette di fronte ad allettanti bivi e non sempre siamo in grado di riconoscerli. La magia che scorre nelle vene del tuo compagno e che recentemente raggiunge la sua coscienza è tra le tentazioni più orribili. Questi ce l'hanno con la magia. Per forza. Ma soprattutto i conciatori. Non so se abbiamo notato che c'è proprio un particolare trend tra i conciatori che vanno di matto. La giovane stava ancora singhiozzando, ma lentamente i suoi onesti occhi si ravvivarono nuovamente. Il tocco del guerriero barbuto l'aveva tranquillizzata. E le azioni del tuo compagno sono comprensibili. Nelle mani giuste, formate alla magia e attentamente controllate, e tra i più grandi doni... What? E le azioni del tuo compagno sono comprensibili. Nelle mani giuste, formate alla magia e attentamente controllate, e tra i più grandi doni che Malfas ci ha concesso. Si sporse verso la donna distrutta. Senza una direzione, tuttavia, possono corroderci dall'interno, riconducendoci alla perdita del sentiero. Rifletté sulla verità delle sue parole. La magia era davvero un dono, concesso solo a pochi eletti, in particolare la Eterna. Sono io, siamo noi. Troppe persone rispettose del percorso di Enderal hanno scoperto un talento per la magia nella loro giovinezza, ma non hanno potuto segnalarlo all'ordine come richiesto da Malfas per decidere se e come utilizzare i loro talenti. Il destino della giovane donna era triste. Sospettava che il suo compagno avesse scoperto solo di recente le sue abilità magiche e si lasciasse soggiogare da uno dei più spietati pescatori d'anime della città sotterranea. Erano paure e menzogne irrazionali, a volte da frammenti di verità riguardanti l'esame d'ammissione dell'ordine, richiesto per tutti gli enderaliani con abilità magiche e dal numero di novizi di talento che non sopravvissero.
Comunque, questo era l'unico modo possibile. Non ho capito. I maghi selvaggi, il nome dato agli umani incapaci di controllare nei loro corpi le energie magiche, potrebbero essere in grado di ottenere poteri impressionanti, ma tali poteri erano affini a quelli di un lupo rabbioso che divora incautamente i suoi nemici, ma che con il tempo dirige inevitabilmente la sua ira contro il suo maestro. Per forza. La magia praticata nell'ordine assomigliava più ai poteri di un fedele cavallo di battaglia, con una sua volontà, ma comunque in armonia con il suo cavaliere. Schiavetti, tendenzialmente. Una voce tremante lo distolse dai suoi pensieri. Non lo ucciderai, vero? Sussurrò. Tolse la mano da quella di lei e si appoggiò il mento sul dorso delle mani. Prima lentamente, poi determinato, scosse la testa. No, ogni enderaleano merita un'opportunità per tornare sulla giusta via. Sbatté sollevata le palpebre dei suoi occhioni tristi. Naturalmente sapeva delle conseguenze disastrose causate da una mente avvelenata dalla magia. Se ci fosse stata una via di ritorno per suo marito, era incerta nel migliore dei casi, ma non desiderava portarle via anche questo barlume di speranza. Malfas ci aiuta, pensò, e continuò l'interrogatorio. Ma ovviamente dovremo intervenire. Se il circolo di cui parli rapisce davvero degli innocenti, anche se provengono dalla città sotterranea, dobbiamo scendere alla radice di questo male. Non ci vorrà molto perché altri senza ruolo prendano consapevolezza ed eliminino ogni traccia dei loro rituali. Quindi consiglio di non aspettare più. Ci condurrai alla scena del crimine il prima possibile. Sembrava che la giovane donna avesse riacquistato parte della sua compostezza. Lei annuì e guardò apertamente l'uomo. Qual è il tuo nome? Sorpreso, egli alzò le sopracciglia. Simas del Ceron, della provincia di Cuneo. Per la prima volta quella sera parlò con voce calma, contraddicendo la disperazione delle sue parole. Per favore, proteggilo, Simas, ti supplico. Prometto di fare del mio meglio, disse il guardiano, forte e chiaro. I preparativi furono rapidi. Simas raccontò alla Natara del Dalveram. Natara del Veram, il capo dell'ordine, della situazione. Le raccontò della situazione. Sebbene intervenire sui crimini ordinari e sulla mancanza di sentieri appartenessero ai compiti ordinari dell'ordine, l'anziana guerriera concesse a Simas un distaccamento di guerrieri dell'ordine esperto per avanzare nella città sotterranea insieme a lui e alla giovane Mirta. Potenzialmente, scoprire un intero gruppo di maghi selvaggi criminali era troppo importante per correre rischi. Arrivato nella città sotterranea, il gruppo non perse tempo e fu condotto direttamente alla baracca sospetta di Mirta. Anche se fingeva di essere diligente e sicura di sé, Simas sapeva quanto doveva essere logorata, lacerata all'interno. Poco prima di raggiungere la capanna, Simas, i guerrieri dell'ordine e Mirta riposarono in un vicolo buio per pianificare i prossimi passi. «Hai notato entrate diverse da quella principale quando eri lì?» chiese Simas a Mirta. «Non che io ricordi», rispose, e aggiunse più pensierosa che tranquilla. «Ma dopo che ho dovuto assistere all'azione raccapricciante, sono corsa velocemente verso la città alta senza voltarmi indietro. È molto probabile che abbia tralasciato qualcosa». Non hai bisogno di incolparti per questo. Nessuno può aspettarsi che tu rimanga misurata nel testimoniare un simile errore. Simas ha cercato di incoraggiarla e si è rivolto poi ai suoi uomini. Quindi questo è il nostro piano. Tre di voi circondano la baracca finché non siete sul retro. Assicuratevi di trovare le possibili vie di fuga. Poi due invece rimangono con la signora e gli altri uomini mi seguono nella tana. Non posso venire con... iniziò Mirta, anche se presto cadde in un silenzio. Sebbene questa operazione riguardasse Meron, era consapevole dei pericoli e che la sua morte non avrebbe giovato a nessuno. Sarebbe già abbastanza difficile, anche senza un diversivo aggiunto. Sei una donna intelligente e onesta, Mirta. Posso capire bene i tuoi pensieri, ma per il tuo bene ti chiedo di aspettare qui, disse Simas con comprensione. Ma severo. Comprensione, ma severo, guardandola in viso. Lo fissò per un po'. Poi uno fu in grado di sentire da lei un
Va bene, aspetterò. Ok. Ma non dimenticare la promessa che mi hai fatto. Sima s'annuì e si voltò verso i suoi uomini. Le vostre posizioni e il piano sono chiari? Bene, allora iniziamo. Lui e i suoi uomini si sparsero e quando si piazzarono i tre incaricati di proteggere il retro, diede il segnale. Diede un calcio alla porta e irruppe nella baracca con i suoi uomini. Urla furiose, ma allo tempo stesso terrorizzate uscirono dalla baracca. Come ci hanno trovato? Non importa, siamo maghi migliori di quei figli di Vatir! Tanta roba. Il rumore della battaglia si fece più forte e Mirtan non poté più comprendere le parole. Da quando Simas era partito con i suoi guerrieri non aveva più sollevato gli occhi dalla porta, pregando. Pregò Malphas per il salvataggio e la sicurezza del marito. E poi tutto divenne silenzioso. I guerrieri dell'ordine sono apparsi fuori insieme a Simas. Due di loro trasportavano un corpo apparentemente senza vita. E che cazzo. Come vide il corpo, Mirta si paralizzò, giustamente, per un secondo, prima di correre verso i due uomini con furia. Prima di poterli raggiungere, Simas la bloccò. E tuo marito? Ebbe la fortuna incredibile di mettersi davanti alla porta, così fu in grado di metterlo fuori gioco prima che gli altri nella baracca si rendessero conto di quello che stava succedendo. Gli altri maghi selvaggi non furono così fortunati. A parte i due feriti, sono tutti morti. Ma poi come parla? Perché parla così al passato? Sono tutti morti, ma anche uno dei miei ha perso la vita, che Malphas lo accompagni nel suo ultimo cammino. All'improvviso tutta la rabbia l'abbandonò e provò gioia. Ciò significa che Meron sarà in grado di vivere una vita normale? Stai calma. Al momento nulla è certo. Prima dovremo stabilire se sarà in grado di contenere la magia selvaggia dentro di sé e diventare un guerriero dell'ordine. Ma dovrà rispondere comunque dell'omicidio della ragazza. Simas l'aveva avvertita. Ma se sceglie di seguire i rituali e i voti d'ammissione dell'ordine e rimanere fedele al suo percorso futuro, potrebbe essere ancora perdonato, visto che il suo spirito era offuscato dalla magia. Mirta sorrise. Ti ringrazio con tutto il cuore, ma ancora di più ringrazio Malphas, che ha avuto pietà del mio Meron dandogli l'opportunità di ricominciare da capo, anche se aveva completamente voltato le spalle al sentiero. Malphas è come un pastore misericordioso. Anche se a volte possono lasciare la retta via, non li abbandona, purché ancora una volta lo rassicurino della loro lealtà e conducano un'ulteriore vita buona, spiegò Simas, mentre lasciavano il tunnel buio che collega la città sotterranea alla città alta per entrare nella calda luce del sole nascente. I vostri dei mi stanno sui coglioni. Perché sono blu? Vabbè. L'erba pipa, raga.